Cosa rende così speciale Saturno? Beh, ma certo, i suoi fantastici anelli. Il sesto pianeta del Sistema Solare ha un look inconfondibile. Gli anelli più grandi hanno un diametro di circa 270.000 km e il loro spessore supera di poco i 90 metri. Gli anelli più esterni sono anche più lenti. Ruotano a circa 16,4 km al secondo. Più lenti del pianeta stesso. Sapevi però che per gran parte della sua storia Saturno è stato privo di anelli? Scopriamo di più sul loro conto. La sonda Cassini ha aiutato i ricercatori a stimare la massa totale degli anelli, 15 miliardi di miliardi di chilogrammi. Non solo, hanno calcolato anche che gli anelli hanno tra i 10 e i 100 milioni di anni. Sono giovanissimi. Gli anelli sembrano solidi, ma sono in realtà composti da miliardi di frammenti di rocce e ghiaccio, in gran parte minuscoli come granelli di zucchero. Altri però sono grandi come montagne. Gli anelli più interni vorticano a quasi 83.000 km orari. Di tanto in tanto tra gli anelli sono visibili dei misteriosi lampi, che si formano e svaniscono entro un paio d'ore al massimo. Probabilmente si tratta di piccoli strati di particelle con carica elettrica, prodotte dall'attrito di piccole meteore vaganti. O forse sono fasci di elettroni rilasciati da Saturno stesso. Gli anelli sono materiale residuo della formazione di Saturno, frammenti che non si sono aggregati fino a formare una luna. Un po' come la teoria secondo cui la nostra luna si formò dopo lo scontro tra la Terra e il pianeta vagante Theia, 4,5 miliardi di anni fa. L'impatto lanciò nello spazio parti della crosta più sottile, lasciando intatto il nucleo più denso. Nel caso di Saturno, il materiale residuo non si è aggregato ed è invece rimasto sparso in orbita, formando i famosi anelli. Secondo un'altra teoria, gli anelli sono ciò che resta di un'antica luna di Saturno, distrutta dall'impatto con un asteroide o una cometa. Oppure gli anelli sono i resti di un'antica luna disintegrata dalla stessa forza di attrazione del pianeta. Se gli anelli fossero antichi quanto il pianeta, avrebbero poco più di 4 miliardi di anni. Tempo più che sufficiente per raccogliere detriti provocati da collisioni di piccole meteore. Gli anelli, però, consistono per lo più di ghiaccio. Pochissimo materiale di impatto. È così che si è stabilito che sono molto più recenti. La natura degli anelli ci dice anche qualcosa sul pianeta in sé. Saturno è un pianeta gassoso, ma ha un nucleo solido, anche se piuttosto indistinto. Più ci si avvicina al nucleo, più i gas, elio e idrogeno, si fanno densi, mescolandosi a ghiaccio e roccia. Un fenomeno non dissimile da quello dei nostri oceani. Più si va in profondità, più la salinità aumenta. Gli anelli un giorno potrebbero svanire. Non sono tra l'altro esclusiva di Saturno. Anche Giove, Urano e Nettuno hanno gli anelli, ma non tutti allo stesso modo. Saturno ha di gran lunga il sistema di anelli più spettacolare, non si discute. Gli altri hanno anelli più sottili e meno vistosi, fatti di polvere e roccia. Ma non solo i pianeti, anche altri corpi celesti hanno anelli, come il gigantesco asteroide Chariklo. Comunque, i quattro giganti gassosi hanno gli anelli, mentre i quattro pianeti rocciosi, come la Terra, no. Il motivo, secondo una teoria, sta nel fatto che i giganti gassosi, i più esterni nel Sistema Solare, hanno protetto in qualche modo i più piccoli pianeti rocciosi, più vicini al Sole. Altrimenti, anche questi sarebbero stati vulnerabili a collisioni, che avrebbero potuto formare anelli. O ancora, potrebbero essere state le grandi dimensioni dei giganti gassosi a permettergli di tenere stabilmente vicino a loro un sistema di anelli. E la Terra ha mai avuto anelli, almeno in passato? Forse dopo la grande collisione che diede origine alla Luna. E ora saltiamo ad altri fatti interessanti del nostro Sistema Solare. Plutone, il pianeta nano ai confini del Sistema Solare, annoverato tra i pianeti fino al 2006, ha un'atmosfera molto strana. Una specie di nube caliginosa alta quasi 1600 km, ovvero molto più distante dalla superficie di quanto lo sia il limite estremo dell'atmosfera terrestre. L'atmosfera di Plutone ha almeno 20 strati, molto più compatti e più freddi di quanto pensassero gli scienziati. Inoltre su Plutone si assiste a costanti perdite di azoto, eppure il pianetino riesce ogni volta a trovare un modo per ricreare le sue riserve. Probabilmente la produzione di azoto è dovuta a qualche attività geologica. La nostra Luna è molto calma, quasi inerte.
Non è così invece una delle lune di Giove, Io. Su questo satellite gioviano ci sono centinaia di vulcani, tanto da essere il satellite più attivo dell'intero sistema solare. Da Io si innalzano pennacchi sulfurei alti fino a 300 km. I suoi vulcani emettono miriadi di gas e particelle che si perdono nell'orbita di Giove e succede ogni secondo. L'attività eruttiva è dovuta probabilmente all'immensa forza di attrazione e al campo magnetico di Giove. Io si contrae di continuo a seconda di quanto sia vicino o distante dal pianeta. Una tale energia genera quindi una costante attività eruttiva. Parlando di vulcani, su Marte ce n'è uno grande quanto l'intero arcipelago degli Hawaii. Marte oggi ci sembra uno sterile deserto, eppure una volta la sua superficie era costellata di enormi vulcani attivi, incluso il famosissimo Olympus Mons, il più grande vulcano di tutto il sistema solare. Si estende su una larghezza di oltre 600 km, più dell'intero stato dell'Arizona, ed è alto 25.000 metri, quasi tre volte l'Everest, la più alta montagna terrestre. Inoltre, il volume dell'Olympus Mons è di 100 volte maggiore di quello del più grande vulcano terrestre. Su Marte i vulcani erano così grandi perché la sua gravità è sensibilmente più bassa di quella del nostro pianeta. Inoltre, la crosta terrestre si muove di continuo, quella marziana no. Parlando di Hawaii, sai come si sono formate? Uno scontro tra placche al di sotto del mantello terrestre ha fatto spuntare una catena vulcanica. Su Marte i vulcani sono altissimi perché la superficie non si muove. Nulla quindi disturba l'accumulo di materiale in quel punto. Uno dei satelliti più stravaganti del sistema solare è Miranda, un'oscura luna di Urano. Vi si trovano sopra molti crateri e ripide vallate. La superficie sembra cosparsa di spaccature. Di solito tutto questo indica la presenza, almeno anticamente, di attività vulcanica. Non nel caso di Miranda. Inoltre, questo satellite è troppo piccolo per poter generare attività sismica, un altro fattore che può provocare una superficie come quella. Forse è stata la forza di gravità di Urano a creare danni sulla superficie di Miranda, esercitando pressioni fortissime. Per capire cosa sia successo, però, dovremmo mandare altre sonde laggiù. Tutti noi siamo fatti di polvere di stelle. Il 97% degli atomi che compongono il nostro organismo sono della stessa materia della nostra galassia. I mattoni della vita sono un ristretto gruppo di elementi chimici alla base di ogni forma di vita sulla Terra. Tutti questi elementi si sono originati grazie alle stelle, sebbene in proporzioni diverse. Ad esempio, la nostra massa è composta in proporzione per il 65% da ossigeno, mentre in altri elementi che possiamo misurare, come lo spettro delle stelle, la percentuale di ossigeno è meno dell'1%. Mercurio è il pianeta più piccolo del sistema solare, titolo che spettava a Plutone fino alla sua retrocessione a pianeta nano. Mercurio si sta anche rimpicciolendo. È il secondo pianeta più denso del sistema solare, il primo è la Terra, e lo diventa sempre di più. La Terra è l'unico pianeta su cui l'attività sismica non si è mai fermata. Ma ora sappiamo che anche Mercurio è sismicamente attivo. La sonda Messenger è stata inviata a investigare ed è riuscita a mappare l'intero pianeta. Gli scienziati hanno così potuto vedere le enormi linee di faglia sparse lungo la sua superficie e delle formazioni simili ad alte scogliere. Sembrano formazioni piccole, quindi relativamente giovani. Mercurio si sta ancora contraendo a 4,5 miliardi di anni dalla sua formazione. Guarda lassù, vedi quel puntino giallo? È Titano. È il più grande tra i satelliti di Saturno e il secondo satellite più grande di tutto il Sistema Solare. E forse è anche l'unico posto nel Sistema Solare su cui ci sia acqua liquida, a parte la Terra. Non solo, ha anche un'atmosfera che lo protegge dalle radiazioni solari e cosmiche, proprio come la nostra. Insomma, Titano sembra avere già i mattoncini necessari per ospitare forme di vita. Forza allora, andiamo a fare un giretto su Titano. Normalmente ci vuole molto tempo per raggiungerlo, ma YouTube, lo sai, è magia. Eccolo qui, molto più grande e più massiccio della nostra Luna. Più grande persino del pianeta Mercurio. La sua gravità è comunque piuttosto debole. Lassù saremmo circa 7 volte più leggeri che sulla Terra. E se qui, quando vai in palestra, puoi sollevare al massimo 70 kg, su Titano faresti un figurone, sollevando più di 450 kg. Niente male davvero.
La sua superficie è quasi tutta ricoperta di ghiaccio. Ci sono piccole montagne e diversi crateri e criovulcani, ovvero dei normali vulcani, ma che al posto della lava bollente eruttano un micidiale mix di acqua, ghiaccio, ammoniaca e metano. Ci sono laghi e nuvole e canyon, proprio come quelli che abbiamo qui sulla Terra, ma con qualche piccola differenza. Ad esempio, tutto è sempre avvolto in una densa nebbia e a volte grandinano chicchi di metano ghiacciato. Sulla Terra il metano è utile come combustibile, ma su Titano non c'è ossigeno, quindi da quelle parti è impossibile accendere un fuoco. E senza ossigeno ci serviranno anche dei respiratori. In compenso non serviranno ingombranti tute spaziali, come sulla Luna. L'atmosfera di Titano è molto più densa. Metti comunque in valigia dei vestiti pesanti, perché lassù fa davvero molto freddo. Parliamo di temperature intorno ai meno 185 gradi Celsius. Qui da noi il record di freddo è di appena meno 90 gradi Celsius, naturalmente al Polo Sud. Titano è molto freddo perché è davvero molto lontano dal Sole, quasi 1,4 miliardi di chilometri. Inoltre, la densità della nebbia e dell'atmosfera impediscono al Sole di scaldare la superficie. Ma non ci scoraggiamo. Si sa che la vita può esistere anche in condizioni estreme. Prendiamo ad esempio i batteri Deino... Scusa, è un parolone troppo lungo. Ma possono sopravvivere alle radiazioni e al freddo più estremo. Sono sopravvissuti persino per un anno intero nello spazio esterno alla Stazione Spaziale Internazionale. Titano al confronto è un posto incantevole, specie se si scava un po'. Infatti, secondo molti scienziati, sotto la sua superficie ghiacciata c'è un intero oceano. La vicinanza di Saturno assicura un po' di calore e in più c'è ammoniaca in quell'oceano, proprio come il liquido antigelo per la macchina. E dovunque ci sia acqua allo stato liquido, è probabile che ci sia vita. Ma allora cosa può esserci lì sotto? Gli scienziati hanno trovato prove concrete su possibili forme di vita esistite su Titano. Diamo un'occhiata al microscopio. Ti presento C3H2. A scoprirla sono state queste poderose antenne installate nel deserto di Atacama, in Cile. Ben 66 antenne, tutte puntate verso lo stesso obiettivo nello spazio. C3H2 è una molecola, fondamentale per formare il DNA, ovvero la vita. Molti esperti ritengono che fu proprio questa molecola, miliardi di anni fa, a dare inizio alla vita sul nostro pianeta. Per conferma, gli scienziati hanno inviato una sonda sul posto, sulla superficie di Titano. E infatti, le antenne di Alma avevano proprio ragione. Titano è quindi balzato in cima alla lista dei luoghi alternativi alla Terra, con tante scuse a Marte. La NASA ha progettato la missione Dragonfly, il cui obiettivo è spedire lassù un drone che esplori Titano nei minimi dettagli. Il lancio è previsto tra 6 anni e l'arrivo su Titano è previsto dopo altri 9 anni. Quindi c'è ancora da aspettare un bel po' prima di fare le valigie e trasferirci su questo strano satellite. Secondo i piani, il drone Dragonfly esplorerà la superficie di Titano, sorvolandola grazie alla sua doppia elica. Sarà dotato di 8 propulsori, larghi circa 1 metro. Data la debole gravità del satellite, il drone potrà spostarsi senza usare troppa energia. Potrà raggiungere i 3.000 metri di quota e sarà capace di decollare e atterrare verticalmente, proprio come un elicottero. Il problema principale con questo drone sono le sue batterie. Per risolverlo, gli scienziati hanno ideato un generatore che converte la radiazione termica in energia elettrica. Con una sola ricarica, la batteria potrà sostenere diverse ore di volo ininterrotto. Su Dragonfly saranno montati diversi strumenti scientifici. Insomma, non sarà certo un drone come quelli che usiamo qui per divertirci. Sarà anche bello pesante, almeno quanto 3 struzzi adulti. Tra i suoi strumenti ci saranno 2 trivelle, diversi sensori, uno spettrografo per rilevare sostanze chimiche e in più sarà attrezzatissimo per le previsioni del tempo, con un sacco di strumenti per rilevare la temperatura e analizzare le nuvole. Naturalmente sarà dotato anche di fotocamera. Prepariamoci a ricevere immagini spettacolari dei panorami alieni di Titano. Su Titano, una notte dura quanto 8 giorni terrestri, e durante la lunga notte il nostro drone si riposerà in superficie, ricaricandosi e analizzando i campioni raccolti. Ogni momento è prezioso. La distanza tra Titano e la Terra pone un altro problema: il ritardo nelle comunicazioni. Ogni segnale inviato dal controllo missione verso Dragonfly impiegherà almeno 1 ora per attraversare mezzo sistema solare. Per farti un'idea, un segnale inviato verso Marte impiega solo 10 minuti per arrivare, e verso la Luna necessita di un solo secondo.
Gli scienziati sperano che Dragonfly ci aiuti a capire se Titano possa davvero essere abitabile. La loro speranza è trovare lassù tracce di brodo primordiale, cioè tutte le sostanze basilari che servono a creare la vita. Proprio come successe sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa, quando gli elementi organici si mescolarono, dando origine così ad ogni singolo organismo vivente mai esistito. Nel caso Dragonfly abbia successo e confermi che Titano possa davvero essere abitabile per noi, dovrà fare un'altra cosetta: trovare il posto giusto per sistemarci. La creazione di una colonia extraterrestre sarà di sicuro la più grande impresa mai affrontata dal genere umano. Il primo ostacolo è la produzione di energia. Probabilmente ci vorrà una centrale nucleare. E poi dovremo costruire un riparo in cui vivere e installare macchinari. Su Titano qualsiasi struttura dovrà essere in grado di resistere al freddo e al maltempo. Prossimi problemi: acqua potabile e ossigeno. Dovremo trovare il modo di creare entrambe le cose, quasi dal nulla. Poi serviranno delle serre per coltivare il cibo. Ma non è finita, dovremo estrarre del combustibile. Per fortuna Titano straripa letteralmente di gas metano, ma c'è un piccolo intoppo: la gravità. Su Titano è così debole che porterà a farci perdere massa muscolare, rendendo così più difficile compiere qualsiasi lavoro manuale, o anche solo vivere. Per non parlare poi di quei simpatici criovulcani che ti ho descritto prima, a quel punto faremo prima a usare misure più drastiche, ad esempio modificare l'intera atmosfera di Titano, per consentirci di respirare e difenderci meglio dal freddo estremo. Per riuscirci, dovremo vincere in un'impresa da fantascienza, la terraformazione. Dovremo cioè arricchire di ossigeno l'atmosfera di Titano, modificandola artificialmente per renderlo anche più caldo. Dopodiché dovremo creare un'intera biosfera. A quel punto potremo trasportare e piantare su Titano piante terrestri, ma a causa della diversa pressione atmosferica e della bassa gravità avranno un aspetto tutto diverso. Potranno diventare gigantesche oppure minuscole, non si sa con certezza. Prima di tutto bisogna far lavorare la scienza e assicurarci che Titano sia davvero abitabile. Di recente, gli scienziati hanno trovato possibili tracce di vita su Venere, un pianeta che è praticamente il gemello della Terra. La scoperta si deve alla presenza di un gas, la fosfina, notoriamente prodotto solo da organismi viventi. Peccato che alla fine non è proprio così. La fosfina c'era, sì, ma molto meno di quanto si pensasse. D'altra parte, non è mica facile studiare gli altri pianeti. È normale che ogni tanto capiti qualche errore.